2 anni in questa università stiamo lavorando molto sul versante dell'educazione imprenditoriale, dell'accompagnamento alla creazione di impresa, perché crediamo che sia un ambito importante di azione per l'università, sia per dare opportunità di occupazione come imprenditori, sia perché per noi l'università, la creazione di impresa è uno strumento di trasferimento di conoscenze sul territorio. Quindi questo workshop ha questa duplice valenza, spero che sia utile a vedere una sorta di vetrina, diciamo, di quello che stiamo facendo, ancora c'è molto da fare, però i primi passi li abbiamo fatti. Grazie. Cosa facciamo all'imprenditoriale, che è una struttura, un laboratorio per la diffusione della cultura imprenditoriale e dell'università di Cassino dell'azione regionale. Facciamo formazione imprenditoriale, riteniamo che sia una cosa importante per 2 ordini di ragioni. Primo, per dare un futuro ai nostri ragazzi, un futuro che possa assumere appunto una valenza imprenditoriale, quindi un percorso di lavoro autonomo. Secondo, perché riteniamo che alcune competenze che diffondiamo attraverso i metodi che insegniamo a questi ragazzi possano essere utili anche quando si hanno delle posizioni lavorative di genere. Sono 3 anni che facciamo questo corso di formazione è rivolto a tutti i laureandi dell'Università di Cassino e siamo molto soddisfatti di quelli che sono gli esiti di questo corso, perché siamo riusciti a portare avanti diverse start-up, adesso si chiamano così. Faccio anche un piccolo distinguo su questa cosa perché penso che sia necessario. E c'è troppa enfasi forse oggi sulla parola start-up. Una start-up di fatto è un'impresa nascente, nella dizione prettamente americana del termine. Una start-up invece è una roba che dovrebbe essere scalabile e sostenibile. Noi pensiamo che le imprese nascenti che servono mercati locali, regionali e nazionali abbiano la stessa dignità delle cosiddette start-up, creature che nascono praticamente per servire mercati globali, creature che solitamente vengono assimilate ai cosiddetti unicorni. La cosa magnifica degli unicorni è che non esistono, quindi insomma di start-up vere e proprie ce ne sono ben poche. Questa è una delle ragioni per cui operiamo per far nascere imprese che si sedimentino sul territorio. Questo lo diciamo grazie anche al supporto di diverse iniziative, penso per esempio a Prima Idea della Banca Popolare del Cassinate, che aiuta chi ha intenzione di intraprendere con un finanziamento a tasso zero anche consistente. Quindi penso che questo sia un buon rapporto per i giovani del territorio. E quello che facciamo oggi è praticamente presentare, dal momento che all'imprenditoriale siamo focalizzati sia sull'imprenditorialità tecnologica che sull'imprenditorialità sociale, iniziamo col presentare 2 realtà. La prima è Salt Guardian del professor Delia, e qui siamo in ambito di trasferimento tecnologico vero e proprio, una startup ad alta intensità tecnologica, posso dirlo. E poi presentiamo Social Lending, che è una realtà nata dalla volontà e dalla tenacia di una nostra studentessa, Emilio, che ha già fatto parlare di sé a livello nazionale, è stato ultimamente nominato dai 25 innovatori sociali europei. E per finire concluderemo presentando alcune realtà che sono in uno stato embrionale, che sono nate proprio dai ragazzi che hanno partecipato alle ultime edizioni di questo corso e che si stanno facendo valere. Darei adesso un attimo la parola a Francesco Antonio Della Rosa, che è il collega che mi aiuta in questo percorso, e poi al professor Formisano, se vuole aggiungere 2 parole in più. Grazie. Brevemente, sono Francesco Antonio Della Rosa, startup seriale, non so se è una cosa dura o una.
Sì, anch'io, come molti ragazzi qui, ho fondato varie startup, ho un background di... sono un ricercatore, ho fatto ricerche per 7-8 anni all'estero e in Italia. E lì ho imparato che bisogna sempre valorizzare ciò che si sta lavorando, non produrre per forza solamente obbligazioni, che è una cosa buona, ma valorizzare, creare valore attorno a sé. Ecco perché non importa se si è dipendenti o se si è imprenditori, ma bisogna sempre avere uno spirito imprenditoriale, cioè bisogna sempre essere imprenditori anche se siamo da dipendenti, cioè creare valore sempre. E detto questo, io passerei la parola e iniziamo. Buonasera a tutti, sarò brevissimo, Francesco. Intanto i complimenti all'organizzatore di questa bellissima manifestazione, il nostro delegato al Job Placement, il collega Francesco Ferrante, che dimostra una cosa, andiamo subito a gamba tesa su cosa, qual è il messaggio che viene fuori da questa giornata, da queste giornate. Intanto sfatiamo un mito, molto spesso si dice che l'università è distante dal mondo del lavoro. Noi oggi accorciamo queste distanze, anzi facciamo sì che l'università e il mondo del lavoro si incontrino fisicamente. E la testimonianza che io voglio portare della Duce Veste, di docente di questo Ateneo, di direttore di un laboratorio scientifico, management e diffusione dell'innovazione e di esponente aziendale di una banca locale, è proprio la testimonianza che dalla collaborazione tra università e il mondo reale, il mondo del lavoro, possono uscire delle cose veramente eccellenti, di cui qui abbiamo un esempio. E andiamo subito a questo, quello che diceva il collega, che è startup seriale. Qui abbiamo una startup che è nata in questo Ateneo, ma non è l'unica, che espone, che è tra i datori di lavoro, e che è Aracnia, nasce da studenti del nostro Ateneo che hanno progettato e realizzato una stampante tridimensionale e che grazie a sostegno della Banca Popolare del Cassinato attraverso il BPC Primedea, che è un fondo a disposizione degli studenti, dei giovani che vogliono impiantare un'impresa e che hanno la possibilità di avere dei fondi a disposizione senza garanzie, quindi sfatando il mito metropolitano per cui le banche danno i soldi solo a chi già ne ha, e soprattutto valutando l'idea. Soprattutto l'idea. E cosa abbiamo fatto di innovativo? Abbiamo cercato di uscire, qui vesto la giacca dell'esponente aziendale, abbiamo cercato di cambiare la logica di valutazione dei progetti. Non far valutare il progetto bancario, il bancario vede il bilancio, vede i numeri, le analisi, Basilea, 2, 3, la vendetta, chi più ne ha più ne metta, ma il problema di una startup è che è un'idea in embrione, quindi deve svilupparsi. Allora, per valutare un'idea, chi mettiamo a valutare questa idea? Abbiamo inserito l'università, due docenti, ovviamente non il sottoscritto, due docenti dell'Ateneo di Cassino, e abbiamo inserito giovani industriali, quindi il presidente dei giovani industriali e il presidente di Federlazio. Questa commissione composta da questi quattro soggetti valuta i progetti. Attualmente la commissione è composta dal nostro attuale rettore, dal direttore del nostro Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, oltre che dai giovani di Confindustria e Federlazio. Ecco, questa ricetta ha fatto sì che le imprese nate e valutate per la loro idea, quindi uscendo dalla logica bancaria che molto spesso è perversa, abbiamo avuto anche un successo straordinario. Oggi noi al quarto anno di funzionamento di questo fondo possiamo dire con estrema soddisfazione anche da banchiere che nessuna delle posizioni finanziate oggi è a sofferenza, cioè restituiscono tutti individualmente il finanziamento pur senza interessi, ma lo devono restituire. Non solo, ma queste aziende sono in vita, queste aziende stanno creando occupazione e questo è un segnale importante perché stanno creando occupazione nel nostro territorio con i nostri giovani, con i nostri laureati. Ecco, questo è il messaggio che viene fuori da queste giornate in un momento storico per il nostro Ateneo. Molto spesso si è sulle cronache dei giornali per altre vicende. Oggi noi siamo all'attenzione della nostra comunità per un fatto positivo.
creare occupazione per i nostri ragazzi. Non dimentichiamo che il 75-80% dei nostri laureati trova un posto di lavoro nei 3 anni. Questo, considerato il contesto in cui noi viviamo, è un risultato eccezionale. Va dato merito all'Ateneo, a tutti i colleghi, ma anche ai ragazzi che vengono fuori da questa università, che rispondono ai requisiti di qualità che il territorio e il mondo del lavoro si aspettano. Con questo messaggio vi saluto e siamo curiosi di vedere questi progetti. Grazie. Ok, cominciamo con la prima idea imprenditoriale, che è Sub Guardian del professor Ciro Labiria. Innanzitutto mi presento, sono Ciro De Lio, un ricercatore di questa università, direttore del laboratorio di informatica e telecomunicazioni. Quello che vi faccio vedere è il risultato di tanti anni di ricerca miei personali e dei giovani che si sono succeduti, diciamo qui, diciamo, Francesco che è presente in sala l'ultimo ordine di tempo. Vi faccio vedere, partendo dalla problematica, dove siamo arrivati, anche un po' di esperienze fatte sul territorio. Poi siamo partiti da degli algoritmi che pubblicavamo, come fanno tutti quanti i ricercatori, e per sviluppare i quali abbiamo bisogno di attrarre finanziamento. Come abbiamo attratto questo finanziamento? Prima con i classici metodi del fare proposizione di progetti, poi abbiamo pensato che, diciamo, vi era un gap da coprire fra noi che producevamo oggetti spero utili e poi si sono dimostrati tali, e coloro li dovevano utilizzare. Abbiamo chiuso questo gap, abbiamo creato dall'algoritmo un sistema, un servizio. Questo servizio risolve delle problematiche comuni a molti enti, quella della change detection, vado subito a spiegare cosa è dato, rilevamento dei materiali, valutazione del degrado del suolo. Questi sono giusto degli esempi di, diciamo, un campionario molto molto più ampio. Stiamo parlando di osservazione del territorio classicamente da satellite, ma, diciamo, ci sono aziende, fra l'altro anche di persone di questo territorio, che stanno avendo un successo mondiale, dalla Sud America all'Asia, con flotte di aerei per fare remote sensing. Il proprietario di questa azienda è proprio del Cassinate. Quindi dicevo, classicamente da satellite, oggi anche da flotte di aerei, ma anche i droni li conosciamo tutti quanti. Vengono acquisite delle immagini. Le immagini sono sì qualche cosa utile da interpretare, ma ancora più utile se vi sono dei sistemi automatici con basso livello di manodopera nell'analisi delle immagini per estrarre informazioni. Che informazioni si possono estrarre? Quella che si chiama change detection. Guardo un'immagine in un istante di un'ampia area, guardo la stessa immagine in un altro istante, voglio capire cosa è cambiato. Cosa è cambiato otticamente, ma cosa è cambiato semanticamente nell'immagine, nell'uso del territorio. Un campo coltivato è diventato incolto, un campo incolto è diventato di allevamento. Sono attività che è bene monitorare in maniera automatica da satellite per poi trarre un'informazione. Secondo i casi le informazioni possono essere positive, dei campi incolti diventano coltivati, ma possono anche negative, ma se quei campi coltivati sono vicino a un campo a pozzi di un acquedotto, non va bene, perché un campo coltivato è un campo che viene sottoposto a fertilizzazione che, diciamo, magari potremmo non gradire nel rubinetto di acqua di casa. Quindi, diciamo, vi sono delle analisi da fare, poi gli utilizzatori decideranno del dato asettico che uso farne. Rilevamento di materiali, rilevare discariche, con i carabinieri abbiamo fatto dei trial. Rilevare dei materiali, rilevare la presenza classico di un classico dell'amianto che deve essere rilevato, piuttosto l'utilizzo di materiali fatti dall'uomo all'interno di zone urbane, discariche. L'altro esempio, appunto, della rilevazione di materiali, la change detection, rilevare informazioni sul degrado del suolo, oppure
valutare quantitativamente dei fenomeni. Vi sono degli incendi che sono anche dei fenomeni più o meno naturali, più o meno indotti dall'uomo. Voglio valutare quanti metri quadri, quanti ettari sono stati soggetti all'incendio, quanti diciamo nel tempo, quanti metri quadri hanno, sono stati utilizzati a coltivazione e quanti no. Questo anche per decidere le politiche territoriali, sto pensando a ai comuni. La piattaforma è una piattaforma cloud che abbiamo sviluppato, basata su, diciamo, il nostro laboratorio, le nostre macchine, si basa su un client che si installa lato utente e, diciamo, gli algoritmi che richiedono prossimamente i calcoli che si utilizzano nel nostro laboratorio. Questo è il gap di cui vi parlavo. Noi avevamo gli algoritmi, cercavamo finanziamenti e diciamo che erano gli utilizzatori da raggiungere. Abbiamo raggiunto tramite lo sviluppo di questi sistemi software. Tra l'altro, casualmente è entrata, diciamo, un'altra delle giovani che adesso ha sviluppato questo sistema, che adesso questo è, diciamo, quindi un filmato che rappresenta in sintesi come funziona il satellite. Ci sono uno o più satelliti che diciamo, attualmente l'Europa possiede una costellazione di satelliti che si chiama SkyNet, però potenzialmente qualsiasi state satellite in maniera opportunistica, cioè l'immagine del costellino viene acquisita, viene matchata con altre immagini acquisite precedentemente e si producono quello che possiamo vedere in questo caso. Delle immagini che possono essere poco interpretate, però sì, diciamo, un fotointerpretatore si deve mettere area per area, faccio vedere le differenze a distanza di pochi anni nell'uso del territorio, un sistema in maniera automatica traccia quello che sono stati i cambiamenti. Questi sono i cambiamenti più macroscopici. Noi abbiamo rilevato, ad esempio, anche semplicemente all'interno di alcune di queste abitazioni la presenza di delle piscine. Noi ci è passato più un fatto di curiosità che altro, le persone dell'acquedotto si sono molto allarmate, hanno mandato dei controlli, non erano note diciamo come produzione e erano troppo vicine a un campo pozzi e quindi sono state montati i proprietari e diciamo, eliminate le sicure. Questo è, diciamo, questo è quanto. Se avete domande, curiosità, a disposizione. Allora, diciamo, è come in tutte le attività imprenditoriali, c'è un bilancio tra il costo e, diciamo, la qualità del prodotto. L'acquisizione di una nuova immagine può costare molte migliaia di euro per dire un taglio di 25 km quanto può costare 8.000 euro. E lì io sto richiedendo una missione specifica a un satellite, quindi faccio un ordine, il satellite lavora per me. Se io non ho un'esigenza immediata, però posso aspettare, il primo secondo termine, acquisisco in maniera opportunistica le immagini. Cosa faccio? Ho i miei produttori di immagini, i satelliti, o faccio io l'ordine o lo fanno un'altra persona, prima o poi acquisiranno i dati nella mia area. Questo prima o poi può oscillare da un mese a tre mesi. Se io ho l'opportunità rispetto all'applicazione, la pazienza di aspettare, invece che fare un ordine, aspetto opportunisticamente che uno dei satelliti che posso utilizzare acquisisce le dati, stanno in database, quando compro un'immagine del database mi costa circa un decimo. E quindi, diciamo, un po' si può affrontare in questo caso sia situazioni di emergenza e quindi, diciamo, si spende di più, sia situazioni di background in cui di analisi del territorio. Faccio l'esempio con una CEA A2 con cui abbiamo fatto una sperimentazione lunga diversi anni. Loro facevano il giro di tutte le infrastrutture una volta ogni 3 anni. Noi in maniera opportunistica aspettiamo con calma il passaggio del satellite, una volta ogni 3 mesi davano la foto globale del sistema. Quindi diciamo, comunque uno step. Le due cose non sono un'alternativa, l'una di drive rispetto all'altra. Quindi gli strumenti nascono e si devono imparare anche a declinare e utilizzare in maniera più
più opportuna. Quindi in questo caso, nel caso di ACEA, questo strumento drive rispetto agli strumenti classici, le persone vanno con la Jeep, esplorano varie ore diciamo, di montagna e raggiungono infrastrutture più remote. Ci sono altre domande? Può essere usato sui beni archeologici? Dipende dal tipo di applicazione. Lei in particolare ha in mente un'applicazione specifica o un caso specifico? Sì, praticamente controllare a distanza di tempo se intorno ai beni archeologici vengono effettuate le ricostruzioni. Ecco, io questo stavo dicendo. Se vi sono, faccio un esempio, vi è un passaggio di persone intorno ad un'area archeologica non adibita a museo, quindi non presidiata. Allora, un passaggio, io non ho usato termini tecnici, questo sistema si basa su una tecniche che chiamano data mining, cioè esploro proprio dai dati, li uso come una miniera per tirare fuori altri dati. Banalmente, le differenze di livelli di vegetazione intorno ad un'area dicono cosa si fa di quell'area. Se un passaggio di persone o una zona rurale è un passaggio di persone con dei mezzi, si vede, soprattutto se è ripetuto. Se vengono fatte delle opere civili, quelle si vedono con estrema facilità. Non riesco a vedere lo stato di degrado di una parete, però posso vedere se vi sono degli spostamenti millimetrici, non con l'ottico, questo sono sistemi ottici, ho parlato, lo stesso sistema con la polarità avanzata, si chiamano in gergo tecnico interferometrici, si può addirittura di un palazzo valutare lo spostamento di centimetri dal satellite. Quindi se vi è diciamo, un assestamento delle fondamenta, piuttosto sto pensando alle pareti diciamo, di Pompei perimetrali cadute qualche tempo fa, se tecnicamente un ingegnere civile dice queste cose sono precedute dagli spostamenti centimetrici, non millimetrici, centimetrici, i livelli in principio si possono rilevare, va tarato sulla singola applicazione. Grazie. Un progetto davvero, davvero interessante. Adesso passiamo alla parola a Ida Meglio che presenta la sua creatura, esattamente, socialeminitalia.net, che è una delle prime piattaforme di prestito sociale in Italia. E Ida è stata la nostra studentessa. Siamo contentissimi di quello che ha fatto in tutti questi, in questi due anni. Questo è il bello della diretta.
Ok, a posto, scusate per l'inconveniente. Allora, buonasera a tutti, magari con chi è stato al workshop precedente già ha sentito, quindi ripeterò con qualche cosa, aggiungendo qualcosa in più. Allora, io sono Ida Meglio, sono, come si dice adesso, il CEO e founder di Social Lending, in modo particolare Social Lending Italia.net. Sono laureata all'Università di Cassino, Scienze della Comunicazione. Ho continuato i miei studi dopo la laurea con un master in management dell'impresa sociale. C'è stato un periodo in cui ho studiato fuori, quindi capendo un po' il meccanismo del social business, della social innovation e di quelle che sono, è vero, un fenomeno che va abbastanza di moda, però ho cercato un po' di restringerlo con il discorso delle start-up a vocazione sociale, lavorando nell'ambito del sociale. Allora, io sono partita essenzialmente da questo problema, disoccupazione giovanile, idee e scarsi mezzi per realizzarle, progetti ma non risorse per realizzarle. In definitiva questa è la mia esperienza. C'è stato un periodo in cui ho avuto difficoltà nell'inserimento del mondo del lavoro, avevo tante idee ma non avevo i soldi per realizzarli, adesso ho comunque progetti e continuo a non avere soldi per realizzarli. Il no arriva dai genitori perché se ne sentono di chiedere praticamente sempre, quindi dopo un po' il punto si prosciuga, dagli amici, figuriamoci, vivono la stessa identica situazione e giustamente c'è anche il no del settore bancario perché è vero, ci sono adesso dei programmi molto più leggeri, però quello che è il credito tradizionale, se non hai le garanzie, non funziona. Per questo è nata Social Lending Italia.net. Che cos'è? Social Lending è una piattaforma di crowdfunding basata, ispirata meglio ancora, al prestito sociale, senza intermediazione finanziaria. Che cosa facciamo di innovativo? Noi in definitiva seguiamo quella che è la definizione principe, cioè è la prima perché diciamo per vari motivi che vi racconterò dopo. Social Lending è la prima piattaforma web di lending crowdfunding, e lending crowdfunding è esattamente prestito sociale, un individuo che presta ad un altro individuo. Prestito tra parenti, prestito coniugale, ci sono varie discipline iscritte anche all'interno del codice civile, quindi tutto perfettamente legale, basato quindi ispirato al prestito sociale, senza intermediazione finanziaria. Noi non facciamo intermediazione finanziaria, siamo una piazza virtuale dove chi ha un'idea incontra chi è disposto a sostenerla. Nella maniera, come ci ricorda l'ultima normativa di Banca d'Italia in materia, si incontrano in una realtà privata, fissano privatamente questo prestito sociale e lo portano avanti. Quindi noi non facciamo altro che mettere in mostra le idee e dargli una possibilità in più che normalmente non hanno. Velocemente il meccanismo. Come tutte le piattaforme di crowdfunding, il crowdfunding è raccogliere fondi dalla folla, quindi si inserisce il progetto nella nostra piattaforma, lo accompagniamo nel caso in cui sono progetti che hanno bisogno di necessità formative, gli diamo la visibilità in questa piazza virtuale che è la nostra piattaforma, quindi il progetto viene reso pubblico in tutte le sue forme. In definitiva che cosa fa? Viene poi eventualmente, anzi no, deve essere visto da chi sono le persone che sono disposte a sostenerlo. In gergo tecnico del crowdfunding si va a golla, si raggiunge l'obiettivo. Dall'altra parte, perché la piattaforma comunque è una realtà bilaterale, abbiamo il sostenitore che legge, valuta, vede il progetto, lo trova interessante, lo sostiene. Social Lending, secondo noi, arriva in un momento giusto, perché questa frase a me è rimasta molto impressa, perché il sogno di indipendenza dei giovani non deve restare più inascoltato, perché è così, perché i nostri ragazzi, noi sentiamo quali sono i problemi, quali sono le problematiche di esclusione sociale, non hanno obiettivamente le risorse per farcela, perché non è vero che sono tutti bamboccioni, ci sono giovani che vogliono darsi da fare, ma non hanno i mezzi per farlo.
perché le imprese sono il nostro futuro, perché crediamo molto nella creazione del lavoro, perché abbiamo rivoluzionato il modo di fare il crowdfunding, perché noi siamo la prima piattaforma italiana di crowdfunding riconosciuta, finanziata con il crowdfunding stesso. Gli obiettivi raggiunti, velocemente, dalla regione Lazio, siamo nella piattaforma di Lazio Creativo, come progetto tra le 100 idee di creatività del 2016. Siamo stati partner del CrowdFest, il primo festival italiano sul crowdfunding, siamo stati chiamati a parlare di lending, siamo stati appunto la prima piattaforma finanziata dal crowdfunding di Team, adesso siamo in Europa sul portale della Digital Social Innovation tra i 25 migliori progetti della Microfair dello scorso anno. Quali sono i nostri obiettivi? In modo particolare lavorare sulle realtà sociali del nostro territorio. Come dicevo prima, si è creato... Allora, vi faccio vedere tre luoghi. Questi tre luoghi sono praticamente quello che è il futuro che stiamo realizzando adesso nel nostro territorio. Con l'ImpreniLab, per tutto il discorso di aiuto che stanno dando alla nostra startup e per la possibilità di erogare formazione a chi entra nel discorso di social lending. Abbiamo l'Azione Cattolica Diocesana perché grazie anche all'intervento della diocesi di Sora con Cassino Pontegolo, a Guido Pontegolo, scusate, lunghissimo, grazie all'accordo che ha fatto con l'università ha inserito social learning nel discorso di imprenditorialità sociale e stiamo realizzando dei programmi di formazione per i giovani delle realtà diocesane dell'Azione Cattolica e della diocesi perché abbiano gli strumenti per crearsi un lavoro. Questa è arrivata addirittura, diciamo, è in prospettiva, verrà, se tutto va bene, presentata anche alla settimana sociale di Cagliari del prossimo novembre. Io credo di essere andata lunga, quindi il video non posso mandarlo. No, è veramente un minuto e mezzo.
vi ringrazio del tempo in più. E adesso volevo presentare un'altra startup, un'altra impresa nascente, nata a Cassino, siamo sempre in ambito digitale, da un'impresa giovanissima che si chiama Deborah Zanini. Deborah ha organizzato un'app che si chiama BioSky Life. Deborah, vuoi venire a spiegarci che cos'è BioSky Life? Ah, ok, perfetto. Abbiamo un nuovo socio? Che amico è stato convertito sulla via di Damasco, perché si è iscritto quest'anno, era a lettere, ha fatto la trinità a lettere e poi si è iscritto all'economia. Buonasera a tutti, io mi chiamo Camillo Rossi, adesso vi presenterò brevemente BioSky Life. Abbiamo un aiuto tecnico per generare il traffico. BioSky Life, brevemente, è un progetto che è nato in risposta ad un problema che abbiamo riscontrato nelle piccole aziende del nostro territorio. Praticamente abbiamo notato delle piccole realtà locali che promuovono il mercato chilometro zero, bio o made in Italy, hanno un problema nell'arrivare al loro segmento di clientela, soprattutto in un mercato come quello di oggi, dove grosse multinazionali, attraverso le loro risorse maggiori come marketing, come la comunicazione, come risorse gestionali, riescono ad oscurare la presenza delle piccole realtà. Quindi diciamo che dietro questo muro noi abbiamo voluto cercare di creare un sistema per infrangerlo e permettere di nuovo alle piccole realtà di raggiungere lo segmento di clientela. Quindi abbiamo pensato di creare una piattaforma web, quindi bilaterale, adibita esclusivamente per queste realtà e chiusa alle grosse multinazionali. Quindi i clienti finalmente potranno ritrovare tutte quelle piccole realtà del loro territorio che favoriscono quella tipologia di mercato, quindi ripeto, chilometro zero, bio e made in Italy, evitando, quindi bypassando le grosse multinazionali. E il prodotto, come ho detto, è una piattaforma web bilaterale che sarà presente sia attraverso portali browser sia attraverso app. E le aziende li potranno accedere attraverso un abbonamento e questo consentirà quindi un flusso di regali tali da portare avanti il progetto. Ultra veloce, praticamente il mercato al quale facciamo riferimento è un mercato che, anche se abbiamo preso stime estremamente distillate, pur sempre un mercato che conta quasi 10.000 piccole realtà molto profilate in Italia e oltre 2.000 nel solo Lazio. Attualmente ci stiamo lavorando io e la mia collega, anche se venendo da due mondi culturali opposti, ma complementari, riusciamo a tenere in considerazione tutti quanti gli aspetti, sia economici che umani, da una piattaforma del genere che ha a che fare con le piccole realtà, quindi con persone a misura d'uomo, realtà a misura d'uomo, possano avere. Ma attualmente, insomma, è passato il primo anno da quando stiamo portando avanti questo progetto e l'anno scorso abbiamo lanciato la beta dell'app, del servizio, per testare il prodotto, per vedere che cosa andava bene, che cosa c'era da migliorare. Successivamente ci siamo incontrati per l'appunto nell'FSE, nel quale poi siamo stati incubati dall'Imprendilab, e qualche mese fa abbiamo avuto la buona notizia da parte di Team che siamo stati selezionati per una campagna di crowdfunding
una campagna di tipo reward, quindi una campagna ad esempio in crowdfunding che ha varie tipologie. La tipologia di reward permette di dare delle prevendite del servizio per sviluppare la piattaforma definitiva dove è stata aperta. Inoltre l'ultima novità è stata quella di essere stati patrocinati dalla Confcommercio Lazio Sud per le imprese. Quindi volevo spendere una parola ancora riguardo alla piattaforma di Team e CV2. Vi chiedo se potete di sostenerci non è solamente andare sulla piattaforma, sostenerci e parlarne con i diretti interessati, di noi che siamo sulla piattaforma, che stiamo cercando di costruire questo servizio per ridare potere a queste piccole realtà, evitare che l'informatica diventi un ostacolo per piccole realtà che non possono immagazzinare ovviamente più informatici al loro interno o addetti al marketing. Quindi di creare un servizio che gli permetta di prendere l'informatica e di usarla a loro favore e ritornare competitivi sul mercato di oggi, qual è quello globale, senza perdere appunto quegli attributi di chilometro zero, made in Italy e bio. E con questo è tutto, chiunque vuole può contattarci per email, anche per telefono o seguirci sui social, siamo presenti sui principali social. Grazie dell'ascolto, scusate della presentazione, però si può perché si può, e parlate di tutto. Grazie Camillo, grazie a te, però adesso dobbiamo aspettare un'idea nascente e insomma, siamo abbastanza orgogliosi che siamo stati così iscritti direttamente dal corso di formazione imprenditoriale di quest'anno. Alessandro ci racconta la sua idea, vai un attimo, lui è giovanissimo. Dai Alessandro, facciamo l'ultima di tipo durato, l'ultima di tipo durato. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Puccio, sono uno studente iscritto al corso di laurea triennale in economia aziendale. Oggi ho l'opportunità di presentare a tutti voi ciò che si realizza insieme all'Interhub dell'Università di Cassino. Dovete sapere che nel mondo ci sono oltre 2 miliardi di persone potenzialmente soggette ai eventi sismici di medio grado portata. E solo in Italia, come tutti ben sappiamo, negli ultimi circa 10 anni si sono verificati terremoti devastanti, a ricominciare dall'Aquila nel 2008, quello di Emilia nel 2012 e infine quello che ha interessato il Centro Italia nel 2016. Il problema, diciamo, quando si verificano eventi di questa intensità, di questa portata, è la problematica del disperso. La problematica del disperso significa che c'è impossibilità nel conoscere il suo stato vitale, esattamente quanti soggetti sono stati colpiti e la sua posizione. Purtroppo non tutti i casi di recupero del disperso hanno avuto un lieto fine quasi miracoloso, che è quello della bambina di 10 anni rimasta per 16 ore sotto il macello. E infatti basti pensare che soltanto nel comune di Matrice i dati riportano un totale di 296 vittime. E ciò che ci dobbiamo chiedere è come queste persone potevano essere rilevate celermente, o meglio, come si sapevano agevolare le procedure di soccorso. La soluzione, una possibile soluzione a cui avrei pensato è quella di un dispositivo elettronico, leggero, resistente, che permetterebbe a chiunque lo indossi di essere rilevato celermente. Esattamente, e quindi potendo far sì che il disperso sia appunto rilevato in tempi ridotti e potendo così focalizzare l'attenzione su un gran numero di
non ho capito mai. Come si chiama questo dispositivo? Questo dispositivo si chiama Earthquake Risk Detector, è esattamente un wearable elettronico. Un wearable elettronico nel senso che è indossabile. Infatti come primo dispositivo abbiamo pensato un braccialetto, però ci sono tantissimi altri fattispecie per poter fare riferimento. Come funziona questo dispositivo? Esattamente in caso di evento sismico, appunto abbiamo questo dispositivo, che si attiverebbe automaticamente a seguito ad esempio di urto e inizierebbe a inviare dei beacon, ossia dei segnali, sin da quelli che il router Wi-Fi può mettere. Questi segnali quindi vengono emessi, vengono rilevati su un dispositivo che può essere ad esempio un tablet o un cellulare, in dotazione alle forze di soccorso, comunque da chiunque volesse mostrarsi collaborativo nella fase di recupero del soggetto. Tutto ciò quindi consentirebbe un soccorso più celere e più efficiente, in quanto c'è una riduzione dei tempi di recupero e un aumento della probabilità di sopravvivenza del disperso. Infine, tutto ciò ci porta alla risposta alla domanda iniziale, ossia come agevolare le procedure di soccorso. Ciò si rispecchia appunto in questo dispositivo elettronico. Prima di concludere vorrei ringraziare il professor Francesco Ferrante, il professor Stefano Supino e l'ingegnere Francesco Antonio della Rosa per un supporto con una competenza e professionalità nell'implementazione di questo progetto. Grazie. Se avete delle domande è il momento di farle, insomma. A che punto sta il progetto? C'è un prototipo? Non ancora questo, siamo in fase di implementazione. Avete stabilito quanto potrebbe costare per singola persona? Lei quanto pagherebbe? Beh, non è un discorso commerciale, naturalmente questo è un prodotto che non dovrebbe avere prezzo perché salva una vita, no? Però il concetto è commerciale, qualcuno lo dovrà pur comprare. Allora quindi se me lo dici tu probabilmente io capisco più quanto dovrebbe costare. Questo sinceramente non saprei dire perché siamo appunto in fase di implementazione. Grazie. Visto penso che deve essere fatto da l'ente comunale, l'ente provinciale, cioè da chi gestisce poi il sistema della previsione e della protezione civile, di che ha competenza tutto quanto. Che lo facciano. Si parla tanto di prevenzione in casa. Sono un ingegnere,
ma mi occupo di, anche di attività fisica e di attività sportiva. Nel mio percorso ho incontrato molte persone che hanno iniziato attività fisica di varia natura e che poi hanno smesso perché non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati. Questo è a causa di una mancanza di personalizzazione in quelle che erano le metodiche di allenamento proposte e proprio perché non tenevano conto di quello che erano le diverse possibilità e potenzialità che hanno le persone nell'esprimere il loro potenziale fisico. Allora ho pensato di realizzare un sistema di intelligenza artificiale che potesse calibrare ogni allenamento sulla persona utilizzando quelle che sono le tecniche moderne di allenamento, quindi la ricerca scientifica applicata all'allenamento, e in più utilizzare quelle che sono la tecnologia presente sul mercato per monitorare e incentivare i progressi durante l'allenamento. Questo per far sì di mantenere il soggetto sempre motivato, fargli vedere man mano l'avanzamento verso, diciamo, l'obiettivo che si è prefissato e in questo modo poter raggiungere quelli che sono gli obiettivi che normalmente ognuno di noi ha in mente ma non riesce mai a realizzare perché si scoraggia con il tempo. Quindi l'idea di Science for Fitness è proprio quella di dover aiutare, supportare con le strumentazioni attualmente a disposizione il soggetto, calibrare l'allenamento sulla persona e far sì quindi di poter raggiungere in maniera molto più rapida ed efficiente quelli che sono gli obiettivi che uno si è prefissato. Tutto questo ovviamente avviene tramite un algoritmo di intelligenza artificiale che appunto realizza il sistema di allenamento sulla persona, sull'individuo, e quindi non più niente di generale. Oppure quanti di noi è capitato di entrare in una palestra e di avere una scheda ibrida fatta da chissà per quale persona e che ci viene sottoposta, che noi facciamo e iniziamo all'inizio dell'anno, ci ritroviamo alla fine dell'anno, siamo nella stessa condizione, se addirittura ci siamo infortunati. Quindi Science for Fitness è la soluzione a questo problema ed è esattamente quello che noi ci siamo proposti di realizzare, e cioè far realizzare il massimo potenziale possibile fisicamente parlando e prestazionalmente parlando per la persona che è interessata a questo obiettivo. Questo è la nostra idea. Grazie. C'è qualcuno ha delle domande? Nessuno? Bene, grazie a tutti. Adesso volevo presentare un'altra realtà del Cassinato, del nostro, studente, che insomma, è anche ricevuto un premio in idea per la natura startup Cassino Outdoor Adventure, che è operativa da un anno e mezzo ormai sul nostro territorio, quindi un caso di eccellenza. Andrea, ci racconti un po' la tua avventura imprenditoriale? Multidisciplinari che trascendono la sola attività sportiva.
questo progetto nasce da un'opportunità. Noi abbiamo constatato che il turismo sportivo e il turismo esperienziale in generale negli ultimi 10 anni è cresciuto del 25% in termini di users e di fatturato. Considerando che siamo in un periodo di recessione, questo dato è molto molto importante. Questo è accaduto nel nostro modo di vedere principalmente per un abbassamento delle difficoltà tipiche degli sport outdoor, grazie alle nuove tecnologie, alle nuove metodologie e al nuovo materiale, sostanzialmente un nuovo tipo di formazione per i docenti. Da questi presupposti nasce il nostro progetto. Noi offriamo, come ho detto, attività sportive in ambiente outdoor ad un segmento di clientela molto molto ampio. Abbiamo rivisto verso il basso le difficoltà tipiche di questo genere di attività, offrendo un approccio friendly con competenze certificate, abbiamo investito tantissimo in formazione, abbiamo un team con competenze molto diversificate e con certificazioni legate alla sicurezza. Ci siamo affidati a una scuola di formazione legata alla sicurezza a livello internazionale, molto molto importante, abbiamo puntato tantissimo su questo, ma principalmente abbiamo puntato sul territorio. Noi viviamo in territorio intanto molto molto semplice da raggiungere tra due importanti poli, Roma e Napoli. Può sembrare una banalità, ma quando si fanno queste scelte turistiche si fa vedere molto la location, la facilità con la quale si può raggiungere questa location, e soprattutto viviamo in un territorio caratterizzato da una natura, storia e cultura molto molto elevate, che creano un connubio molto molto importante, crea un vantaggio competitivo per noi e per il territorio stesso chiaramente. Il mercato c'è, è molto ampio. Nel 2015 il turismo sportivo ha generato un fatturato di 9 miliardi di euro, di cui 2,2 direttamente legati alla pratica sportiva, quindi la differenza è tutto congiunturale, cioè attività di ristorazione e attività di bandiera. Il nostro mercato potenziale, partiamo chiaramente con il Lazio, è pari a 40 milioni di euro potenziali, contiamo di raggiungere nel 2020 il 4% di questa cifra. Non siamo chiaramente soli sul territorio, fortunatamente non siamo soli, su questo territorio in realtà siamo la prima realtà. Nell'Italia ci sono diversi centri che sono più paragonabili. Noi riteniamo il vero valore aggiunto in questo genere di attività la presenza del territorio, e il territorio è quello che va a creare vantaggio competitivo nelle realtà. I nostri prodotti, abbiamo detto, sono chiaramente tutta una serie di attività sportive outdoor, canoa, rafting, orientale, arrampicata, che va molto molto forte in questa zona anche se non è ben messo a sistema, il parco avventura, escursionismo e quant'altro. Siamo partiti con la canoa e con il rafting, principalmente per un motivo, siamo in tre fondatori, tutti e tre abbiamo un background legato al mondo della canoa, siamo istruttori di canoa, siamo guide di rafting, proprio perché da tanti anni pratichiamo questo genere di attività, quindi siamo partiti con un campo in cui abbiamo le risorse per avviare questo genere di attività. Come ho detto, il nostro vantaggio competitivo è principalmente legato al territorio. Cassino, comunque tutto il Lazio meridionale, ha una caratteristica, mette a sistema lo sport, il turismo e il territorio, va a creare uno sweet spot, cioè un'opportunità imprenditoriale molto molto importante, grazie anche al network di tutte le realtà che ci sono intorno. Come detto, grazie alle certificazioni su cui abbiamo puntato tantissimo, e noi siamo la prima realtà che fa questo genere di attività in questo territorio, e contiamo di creare un'identità, un brand molto molto forte nel tempo. È un anno e mezzo che siamo anche in piedi l'attività, i numeri crescono in modo abbastanza soddisfacente. Lo scorso anno abbiamo fatto più di 150% di users rispetto all'anno precedente. Quest'anno, come la stagione non è ancora iniziata, ma come prenotazioni siamo circa a metà di questo numero, quindi solo di prenotazioni. Riusciamo a fare questi numeri importanti grazie principalmente al target. Abbiamo rivisto il target del segmento di clientela. Non ci interessa il segmento tipico degli sport outdoor estremi, che è un segmento che va da 20 ai 30 anni, che non ha capacità di spesa particolarmente elevata. Abbiamo messo abbassato verso il basso appunto le difficoltà, quindi abbiamo creato un oceano blu di potenziali user. Ci rivolgiamo alle famiglie, ci rivolgiamo tanto alle scuole, alle associazioni, Bobby Scout, alle scuole offriamo dei laboratori didattici paralleli per conoscere, oltre all'attività sportiva, tutte le realtà che sono presenti sul territorio, le realtà storiche, puntuali, e ci rivolgiamo alle aziende, team building, attività di grande risorsa, e agenzie viaggio.
partner Liberty Lab, con la quale abbiamo sistemizzato la nostra idea lo scorso anno con il progetto di tesi e che ci sta seguendo in questo percorso, e la Scuola Nazionale Rescue, che dicevo come detto prima, è una scuola a cui siamo affidati per la formazione, è una scuola riconosciuta a livello nazionale e internazionale ed è quella che va a formare i vigili del fuoco, praticamente, è quella che forma i vigili del fuoco quando vanno a operare in ambienti alluvionali. Ci siamo rivolti alla scuola di eccellenza da questo punto di vista. I riconoscimenti raggiunti fino adesso: lo scorso anno abbiamo partecipato con l'Università di Union Achievement, un progetto con il quale siamo arrivati in finale nelle prime 15-14 università, e abbiamo partecipato allo Star Cup Plus 2016, dove siamo arrivati anche in una fase finale delle top 12, e nel quale abbiamo vinto il premio come migliore impresa social del 2016. Social inteso come utilità sociale legata appunto a questo progetto. Vabbè, abbiamo raggiunto chiaramente degli obiettivi importanti in questo anno, abbiamo alzato l'asticella per i prossimi due anni, aumentando il numero di user e il numero di attività soprattutto. Il team, abbiamo un team molto molto variegato, con competenze molto trasversali, stampo economico, stampo umanistico, stampo scientifico. E, chiudendo, chiunque voglia maggiori informazioni, questi sono i recapiti. Chiudendo, siamo in una fase di crescita e stiamo cercando nuovi dipendenti, nuovi collaboratori, quindi chiunque vuoi può contattarci. È un lavoro molto molto dinamico e creerà soddisfazioni. Cose buone anche in questo territorio, perché questo è tanto liberato, no? Invece abbiamo dei ragazzi che sono davvero eccellenti. Adesso vorrei concludere lasciando la parola al professor Ferrante e vi saluto per la prossima volta, sperando di avervi ancora qui con altre startup e altre idee. Per qualsiasi cosa potete contattarci all'Imprendi Lab. Lascio la parola al professor Ferrante. Però le volete rivisto sono alcuni esempi del risultato dell'azione di accompagnamento alla persona in impresa. Noi offriamo questo servizio che è finanziato nella fase iniziale di accompagnamento da Porta Futuro, l'azionismo, quindi coloro che hanno un'idea da accompagnare, preferibilmente a valle della partecipazione al corso di formazione imprenditoriale, che è un passaggio che è importante, perché poi le idee, le belle idee ci sono sempre, ma si tratta anche di cercare di validarle attraverso un percorso formativo adeguato. Quindi a valle del percorso formativo adeguato, se avete delle idee che possono essere accompagnate, rivolgetevi a noi e siamo in grado di seguirvi almeno nella prima fase di startup. Quindi vi aspetto numerosi. Grazie.